Buonasera a tutti e a tutti, cara Francesca Zilio, liebes virtuelles Publikum, ein herzliches Willkommen im Italienischen Skulpturinstitut Berlin. Wir freuen uns sehr, heute Abend Ihnen eine zweite originelle Perspektive auf die deutsche Wiedervereinigung vom 3. Oktober 1990 vorschlagen zu dürfen. Es handelt sich um eine hochinteressante Buchpräsentation, die zugleich auch eine Einladung zum Spazierengehen ist. Die Autorin des Buches ist Francesca Zilio, die mit uns aus dem Villa Vigoni Deutsch-Italienischen Zentrum für den europäischen Dialog verbunden ist. Für ihre Zusage sind wir ihr besonders dankbar. A comincio la mia Introduzione in Italiano. E dico subito che nonostante le grandissime trasformazioni del paesaggio urbano berlinese negli ultimi trent'anni, eh, la capitale tedesca è sicuramente il luogo migliore per riscoprire la storia della divisione e della riunificazione della Germania. E con questo libro dedicato agli itinerari storici della guerra fredda, Francesca Ziglio ci accompagna. Lungo le tappe di questa storia travagliata e lo fa attraverso luoghi noti e anche meno noti, e insieme anche mette a fuoco nodi storici decisivi della, di una storia che appunto non è eh, solo europea. Lo fa molto bene anche perché è una studiosa eh, particolarmente esperta di relazioni internazionali. La presento brevemente e vi dico che ha studiato scienze internazionali diplomatiche all'Università di Trieste alla Humboldt-Universität di Berlino ha poi conseguito un dottorato di ricerca in cotutela presso la Sapienza di Roma e la Freie Universität di Berlino. I suoi temi di studio privilegiati sono la politica estera italiana e tedesca nel dopoguerra, le relazioni quindi in generale politico-culturali italo-tedesche. E eh, la guerra fredda e soprattutto la promozione istituzionale dell'immagine nazionale degli Stati. Fa parte di numerose attività di ricerca, è fra i corresponsabili di un progetto finanziato dall'Unione Europea sugli stereotipi nazionali in Europa, e attualmente è ricercatrice presso, appunto, l'abbiamo citato prima e ringrazio per questa collaborazione. Presso Villa Vigoni, il Centro Italo-Tedesco per il Dialogo eh, Europeo a Loveno di Menaggio. Aggiungo, e lo capiremo dal suo libro, che collabora con enti specializzati nel turismo culturale, ideando e anche praticando viaggi a tema storico in Germania. È anche autrice delle pagine Il Muro di Berlino in pillole su Instagram e Facebook. Visto che questa sera ho il grato ruolo di introdurre e di moderare anche questa presentazione del libro, eh, vi dico subito che si tratta di un libro molto interessante e che è interessante per diverse ragioni, perché è una ricostruzione di eventi decisivi e sceglie di farlo in un modo nuovo, eh, in un modo originale in linea con una tendenza recente degli studi storici. Perché oggi è tanto importante raccontare la storia attraverso i luoghi? Perché ehm, le vecchie narrazioni della storia fatte in un modo lineare hanno sempre una prospettiva interna che tende a dimostrare un fine e spesso la storia che raccontano è la storia dei vincitori. E quindi si cancella la storia di chi è stato vittima o degli attori storici che hanno perso una battaglia. Mentre leggere oggi la storia nello spazio permette di restituire una prospettiva più complessa e più stratificata dagli eventi. Ci si concentra in un luogo e si ritrovano le tracce di tutto quello che la storia ha lasciato, ma che non è diventato poi narrazione. Quindi diventa anche un modo per raccontare appunto la storia dei vinti, la storia delle vittime in generale. E questo, questo approccio di Francesca Zilio è tanto più interessante proprio perché viene applicato al caso di Berlino. Non solo perché c'è una straordinaria tradizione anche letteraria eh, di passeggiate nello spazio urbano della metropoli. Eh, vi ricordo, nei, negli gli anni ruggenti del Novecento, negli anni venti, le passeggiate di Franz Hessel, oppure anche Walter Benjamin che raccomandava di, per, di imparare a perdersi in una città come ci si perde in una foresta. No? Ma non solo per questo è importante. Eh, sono importanti oggi eh, questi luoghi storici di Berlino di cui ci parla Zilio, sono importanti perché le nuove generazioni non riconoscono, non sono in grado di riconoscere la storia della divisione tedesca e quindi di questa storia Berlino conserva diverse tracce che vanno anche riscoperte e le riscopriamo insieme a Francesca Ziglio e alle sue, alle sue tante foto storiche e alle sue preziose mappe che ci farà vedere, spero, del suo libro. Si tratta di quattro itinerari. Uno più interessante dell'altro e io darei subito la parola a Francesca Ziglio per introdurci al primo. Certo, prima di iniziare desidero ringraziare e salutare lei direttrice, i collaboratori dell'Istituto Italiano di Cultura e tutti coloro che sono in ascolto, non solo da parte mia ma da parte... Di Villa Vigoni, che ha da molti anni una collaborazione proficua con l'Istituto Italiano di Cultura. Circa un anno fa eravamo a Berlino per la presentazione di un altro libro. Potete immaginare quanto mi spiace non poter essere presente fisicamente a Berlino a parlare di questo libro stasera, ma cercherò di sentirmi insieme a voi il più possibile eh, attraverso le strade di Berlino, com così come ho cercato di fare scrivendo il mio libro, che come ha detto la direttrice si eh, articola in quattro capitoli che corrispondono ad altrettanti eh, itinerari e l'idea è eh, proprio quella da parte mia di Accompagnare il lettore, accompagnare ognuno di voi per le strade di Berlino a scoprire le tracce che la Guerra Fredda ha lasciato sulla città, più o meno eh, visibili, e proprio perché eh, molte di queste sono meno visibili rispetto eh, a qualche anno fa, c'è cioè la necessità di scavare un po' in profondità e, e andare a riscoprirle perché ci sono ancora. Eccoci qua. Allora, il primo eh, itinerario che ho deciso di affrontare nel libro è un itinerario che percorre Karl Marx alle dalla, dalla periferia est fino ad Alexanderplatz. Perché questa scelta? Perché, eh, come sapete, la eh, divisione di Berlino nasce a seguito della Seconda Guerra Mondiale, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, l'armata rossa entra in Berlino ed entra proprio da questa strada durante eh, l'occupazione della città e questo non è casuale perché il regime della DDR decide di costruire il centro della capitale socialista proprio lungo questa strada e di farlo per questo motivo, partendo da est, tanti di noi possono pensare, io stessa lo pensavo all'inizio, che Alexanderplatz, in quanto centro eh, di Berlino Est, fosse stata ricostruita per prima e da lì poi la ricostruzione si fosse estesa in direzione est, e invece è proprio il contrario: la costruzione del, del viale inizia dalla periferia est. E nei decenni si conclude ad Alexanderplatz, che infatti, come vedremo ehm, fra poco, è ancora agli inizi eh, degli anni '70 incompleta. Quindi, ehm, l'idea eh, alla base di questo viale centrale e simbolico di Berlino Est è quella di accompagnare il turista che proviene da est verso il centro della nuova capitale socialista stupendolo colpendolo con un susseguirsi di piazze monumentali e di edifici monumentali e infatti vedete proprio nella foto eh, di sinistra adesso questa foto è eh, scattata avendo alle spalle Alexander Platz quindi stiamo guardando verso est e vedete i due edifici principali proprio delle prime due piazze che si susseguono e che sono idealmente attraversate dal viaggiatore che proviene da est e appunto si muove verso um, il centro di berlino uh, qui sulla destra invece vedete la prosecuzione del Viale Centrale mh, di Berlino est cioè il viale che da Alexanderplatz porta verso Unter den Linden e poi la Porta di Brandeburgo e tenevo particolarmente a mostrarvi questa immagine perché eh, vediamo un paesaggio urbano eh, quasi completamente modificato. Questa è una foto del 1984. In alto a sinistra vedete partando, partendo dall'alto l'ex Ministero degli Esteri della DDR eh, abbattuto nei primi anni 90, sotto l'ex Palazzo della Repubblica, eh, Parlamento della DDR abbattuto nei primi anni 2000, sulla destra al centro uno dei più celebri hotel di Berlino, ugualmente abbattuto. Tutto questo cambiamento del paesaggio urbano eh, ci rende difficile riscoprire alcune tracce della, di quella che era Berlino Est, ma proprio questo è uno degli obiettivi che io mi sono posta nello scrivere il libro e anche nel presentarlo a voi stasera e quindi cercheremo di... Scoprire qualcosa di più del Berlino che era e anche del Berlino che è tuttora. Dunque, vi accennavo appunto agli edifici più significativi di Karl Max Allee, In questo caso vedete anche una chiara ispirazione neoclassica fra le due torri sulla sinistra e uno dei duomi di Gendarme Markt sulla destra. In questa immagine vedete. Eh, un Alexanderplatz ehm, nei primi anni 70 ancora nel pieno eh, dei lavori che doveva ancora essere completata. Vedrete, vedete anche il resto del centro di Berlino ancora parzialmente vuoto e con tante macerie. Qui vedete uno dei palazzi dei lavoratori e questi sono ehm, luoghi ed edifici eh, piuttosto conosciuti. Della città e di Berlino Est, e questo è il motivo per cui stasera, non potendo ovviamente eh, parlarvi di tutti i luoghi che io descrivo nel libro, ho deciso di soffermarmi per ognuno degli itinerari su qualche aspetto meno conosciuto, anche eh, riguardo i luoghi e i temi eh, che in realtà sono più famosi. Ehm, e questo vale sicuramente anche per la Stasi. Qui vedete nella foto la facciata del museo. Le attività della Stasi non sono certamente un tema ignoto neanche agli italiani che vivono in Italia e che hanno eh, sicuramente in mente dei film che hanno molto formato la nostra immagine della DDR come le vite degli altri, come Goodbye Lenin. Ma in realtà la Stasi non era solo lo spionaggio, tutti gli strumenti eh, utili per introdursi eh, nelle, nelle case, era anche tutto questo, e tutto questo è visibile al museo. Ma ci sono altri elementi meno conosciuti che io trovo molto rilevanti e che ho voluto approfondire nel libro. Uno di questi è, ad esempio, il fatto che nella Stasi era inquadrato. Eh, il capo eh, del cosiddetto coordinamento commerciale, Commerzielle Koordinierung, che era eh, un'entità che in sostanza si occupava di tutta una serie di modi legali e illegali per reper, eh, reperire valuta estera, di cui le, le casse statali della DDR avevano grandissimo bisogno. E parliamo di eh, alcuni metodi che forse ci possono essere conosciuti ma altri sono certamente meno conosciuti. Vi faccio alcuni esempi, ne parleremo anche dopo. Per attraversare la DDR recandosi dalla Germania occidentale eh, a Berlino Ovest c'erano delle eh, somme di denaro da pagare per i cittadini inizialmente erano pagate dai cittadini stessi poi si trattava di una somma forfettaria che il governo della Germania occidentale versava a quello della Germania orientale c'era ad esempio il sequestro e eh, la vendita di opere d'arte attraverso un, um, un deposito nazionale che si trovava eh, fuori Berlino c'era lo spionaggio industriale c'era la sperimentazione di eh, medicinali su eh, pazienti in parte consapevoli in parte inconsapevoli una serie di metodi che sono fra l'altro tuttora allo studio e di fianco a questo museo si trova anche l'archivio della Stasi che è un altro luogo di cui io raccomando la visita perché non è interessante solo per chi può trovare eh, documentazione eh, su di de sé dell'epoca, ma anche per farsi un'idea di come erano conservate tutte le informazioni raccolte dalla Stasi. Pensate, ad esempio, vi fornisco solo un dettaglio: che eh, quando eh, i vertici della Stasi ebbero la percezione che eh, i loro giorni, fossero contati, cercarono di distruggere quanti più documenti possibili e alcuni rimasero però stracciati negli edifici e da 30 anni a questa parte si sta effettuando una ricostruzione, è stato ricostruito qualcosa come 41 milioni di schede, in parte a mano, in parte attraverso programmi informatici e questi sono, sono dei numeri che veramente ci fanno riflettere. Detto questo, mi fa piacere riflettere con voi su uno degli aspetti, forse l'aspetto più interessante in assoluto di Karl Maxallet, al di là dei, dei singoli edifici che si possono visitare, e cioè il fatto che lungo Karl Maxallet, a distanza di veramente poche centinaia di metri fra di loro, si trovano i modelli della ricostruzione di Berlino dopo la Seconda Guerra Mondiale e si tratta di due modelli, perché? Perché inizialmente si fa un progetto di ricostruzione della città prima della divisione della Germania, quindi lo si pensa come progetto unitario nel 1946 e i primi e unici esempi di Ciò che avrebbe dovuto essere quel progetto sono gli edifici, sono due edifici gemelli, ne vedete uno nell'immagine di sinistra. Passa pochissimo tempo, eh, nel 49 il regime della DDR ritiene che questi edifici eh, moderni non siano adatti eh, alla sua ideologia, alla città che vuole ehm, sviluppare. Bandisce un nuovo Concorso di eh, architettura viene elaborata una nuova visione per quella che sarà la nuova Berlino Est, la nuova capitale socialista e il primo eh, edificio prototipo di questa eh, seconda visione è quello che vedete sulla destra, il grattacielo Avebavise che si trova dietro all'edificio eh, di sinistra, veramente a mh, brevissima distanza, fu inaugurato. Il primo maggio del 1952 come potete immaginare la data non era casuale trattandosi della festa dei lavoratori e eh, quindi è davvero straordinario potersi recare in un luogo piuttosto periferico non certo fra i più noti di questo viale e vedere uno di fianco all'altro due modelli di eh, architettura che eh, corrispondono a due ideologie, quindi a due concezioni di ricostruzione della città in cui l'urbanistica e l'architettura rispondono a delle logiche politiche. C'è poi molto altro ovviamente lungo Karl Marx Allais, ma io mi fermerei qui per quanto riguarda il primo itinerario del libro di cui. Cerco di parlarvi stasera. È molto interessante quello che ci racconta Francesca Ziglio e credo che lo sarà ancora di più adesso anche avvicinandoci alla, al Mitte, proprio al cuore della città, alla storia stratificata eh, del centro più monumentale, del Museo Minzela anche. E, è anche interessante, questo viene bene fuori nel libro. Su questo centro, uno dei temi più discussi dell'opinione pubblica, non solo tedesca, è stata la demolizione del Palast der Republik per, la, per ricostruire invece al suo posto l'antico castello degli Hohenzollern, no? che sarà speriamo presto aperto per ospitare lo Humboldt Forum. E questo sicuramente è un uso dello spazio urbano che vuole dare un messaggio. Se n'è tanto discusso, ma di questi tipi di uso dello spazio urbano eh, è stata anche eh, una sostenitrice, eh, la DDR. C'è un bell'esempio su Unter den Linden, lo cito, che riguarda il Monumento Equestre a Federico II, piazzato in Unter den Linden, che prima viene allontanato perché è un simbolo della Prussia eh, militarista. Poi eh, anni dopo viene rimesso sempre durante i tempi della DDR in posizione perché invece diventa un simbolo di, eh, di una Prussia modernizzatrice, illuminista, emancipatrice che accoglie eh, ebrei e ugonotti in fuga. E credo che su questi punti di Mitte ci sia molto da dire quindi lascio la parola a Francesca Ziglio. Certo, questo secondo itinerario è quello più denso, più ricco di tappe che si sposta anche attraverso luoghi certamente più conosciuti, più centrali, eh, anche è stata nominata l'isola dei musei, che attraversiamo leggermente a sud rispetto ad Unta del Niente. Quindi, eh, siamo in pieno centro, ma nonostante questo ci sono una serie di luoghi che sono davvero ignorati da ogni percorso turistico e faccio un solo esempio. Eh, di fianco a Gendarmenakt, a pochi passi, si trova il luogo in cui si svolse la famosa conferenza stampa da cui derivò l'apertura del, del muro di Berlino il 9 novembre in quel luogo eh, si trova un, un memoriale un'installazione di arte contemporanea e eh, ecco devo dire che non ricordo molte persone con cui ne ho parlato che l'avessero anche solo eh, sentito nominare al di là di questo Passiamo, attraversiamo con il libro e anche nella presentazione di stasera eh, dei luoghi eh, molto più noti, molto più visitati, ma in cui in realtà la stratificazione della storia tedesca è davvero così densa, ci sono così tanti strati che non è facile identificarli tutti. E questo è il tentativo che io faccio nel libro, renderli più visibili e più comprensibili. Vi parlo ancora di eh, questioni architettoniche perché, come abbiamo visto, eh, l'architettura è strettamente legata all'ideologia della DDR e anche alle sue situazioni economiche e questo è il motivo per cui si evolve negli anni, nei decenni ed è molto di più rispetto all'immagine un po' stereotipata che c'è spesso in Italia dei soli casermoni che si potevano vedere in, in tutte le capitali e le grandi città dell'ex blocco socialista. Quello che ehm, noi vedevamo e vediamo tuttora a Berlino Est, soprattutto eh, per l'occhio italiano, è qualcosa di spesso non armonioso, che spesso può sembrare eh, bizzarro, ma in realtà quando eh, se ne scopre la storia lo si apprezza eh, sicuramente, eh, al di là del giudizio estetico, che poi evidentemente è anche soggettivo. E eh, a proposito di Bizzarria, uno degli esempi di cui voglio parlarvi, tratti da questo secondo capitolo e secondo itinerario, ehm, è il quartiere di Nicolai Fiertel. Che devo dire, è una delle zone dell'ex Berlino Est che è stata eh, maggiormente criticata dal punto di vista architettonico, è stata definita in molti modi, fra cui absurdistan, eh, regno del Kic, una serie di cose. E questo perché? Perché in effetti, eh, questo è il centro storico della città, il punto in cui. Berlino nacque e dovrebbe essere un centro storico medievale, in realtà noi eh, arrivando notiamo degli edifici che sono chiaramente moderni e questo può confonderci un po'. Ma eh, come mai accade questo? Perché alla fine della Seconda Guerra Mondiale questo, edificio, questo quartiere scusatemi, è in macerie, è profondamente distrutto si decide di non ricostruirlo come fu deciso in quell'epoca in molti centri storici di eh, città della ex Germania orientale perché in quella fase si preferisce costruire nuovi quartieri, nuove città satellite più eh, in periferia, quindi rimangono davvero poche tracce ciò che era sopravvissuto ai bombardamenti. Eh, in vista del 1987 anniversario della nascita di Berlino, si decide di restaurare e ricostruire questo quartiere, ma i termini eh, restauro, ricostruzione, sono da usare in modo molto lato, perché spesso in questo quartiere, e non solo qui, si tratta di reinvenzione della storia. Perché? Perché qui non si vuole appunto ricostruire il centro storico così com'era, ma si vuole ricostruire un centro che trasmetta lo spirito del centro storico medievale, ma eh, lo adatti alle esigenze della città moderna. E questo è il motivo per cui vediamo una serie di cose che ci lasciano un po' perplesse. E vediamo, ad esempio, eh, uno del, degli angoli degli edifici più famosi di questo quartiere, che è eh, il Caffè Zum Nussbaum nella foto di sinistra vedete l'edificio originale dei primi del Novecento che in realtà non si trovava a Nicolai Firtel, si trovava altrove. Chi ricostruisce il quartiere decide che questo edificio che nel frattempo era stato distrutto nella Seconda Guerra Mondiale rappresenti molto bene l'idea della città medievale e quindi decide di ricostruirlo dentro a... Um, Nicolai Fietel, qui vediamo eh, un altro edificio, l'Efrain Palais, che era stato spostato per la necessità di costruire la strada di grande scorrimento che vedete eh, qui in primo piano. La facciata storica era stata asportata, era stata conservata per decenni a Berlino Ovest, per questa ricorrenza viene donata a Berlino Est e quindi viene riapplicata sull'edificio che però nel frattempo era stato spostato di alcuni metri e questi sono tanti degli esempi in cui appunto parlare di restauro e di ricostruzione è qualcosa di molto particolare per i motivi di cui vi ho appena parlato. Forse l'esempio più straordinario è quello appunto del Castello di Berlino che era sopravvissuto anche se con gravi danni ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, ma avrebbe potuto essere ricostruito, come fu fatto ad esempio per il castello di Charlottenburg, invece fu eh, fatto saltare in aria nei primi anni '50. Successivamente fu costruito il Palazzo della Repubblica che a sua volta è stato distrutto per lasciare spazio alla ricostruzione del castello che, come diceva prima la direttrice, adesso è quasi terminata eh, e sta per riaprire. Nella foto di destra vedete invece l'ex sede del Consiglio di Stato della DDR, che è l'unico edificio di questa grandissima piazza su cui si affacciava anche l'ex Ministero degli Esseri della DDR. Che ehm, è sopravvissuto alla, allo stravolgimento del centro della ex Berlino Est, e quindi eh, tuttora lo si vede con questa architettura eh, moderna, il cosiddetto modernismo socialista, e con una, eh, una parte di facciata che non c'entra nulla e che come vedete è identica o quasi identica a quella di sinistra, quindi chi che adesso non esiste più, questo era il castello originale, ma chi eh, passa di lì oggi per Berlino vede il castello ricostruito e vede due portali quasi identici uno di fianco all'altro. Quale dei due è originale, quali dei due è ricostruito? La risposta è è in realtà mh, nessuno dei due nessuno dei due può essere definito in questo modo perché quello del nuovo castello è una copia del portale originale, quello sulla facciata del, della sede dell'ex Consiglio di Stato è il portale originale asportato prima che il castello fosse fatto saltare in aria. Ma in realtà restaurato, e nella restaurazione sono state apportate delle modifiche che sono delle invenzioni. Quindi, anche qui qualcosa di molto particolare, ma soprattutto ciò che è interessante è perché viene fatto saltare in aria un edificio e però ce ne ritroviamo una parte um, lì a fianco. Perché il castello era il simbolo della Germania imperialista, la sede dell'imperatore, quindi di una parte della storia della Germania con cui la DDR non voleva avere niente a che fare, ma aveva un dettaglio, un momento che invece si prestava molto bene al, all'ideologia della DDR e cioè il fatto che proprio sotto questo portale che vediamo nell'immagine eh, di sinistra Karl Liebknecht, il eh, rivoluzionario eh, comunista aveva annunciato l'avvento della Repubblica di Weimar. Quindi quel preciso evento che può essere eh, ricostruito e presentato come eh, un momento di inizio della nuova Germania, della Germania socialista, viene conservato attraverso appunto l'asportazione del portale e la collocazione del portale um, su un altro edificio. Ultimo esempio dei tanti esempi di cui parlo nel libro di architetture particolari per la DDR è questo e perché dico particolare? Perché appunto si tratta di un edificio che non ci verrebbe mai in mente di collegare ai tempi e all'architettura della DDR. Vedete in alto sulla facciata il nome eh, dell'hotel nel giorno in cui fu inaugurato, Grand Hotel, questo hotel esiste ancora ed è l'hotel Grand su Friedrichstrasse 1, degli hotel più noti e più eleganti di Berlino e in questa immagine la ved lo vediamo nel giorno della sua inaugurazione. Eh, potete leggere anche in basso a sinistra, agosto 1987. L'hotel viene inaugurato da Erich Honecker. Ed è uno di quegli hotel a cui vi accennavo prima parlando della Stasi, che erano costruiti con l'obiettivo principale di procurare valuta estera per il bilancio statale della DDR. Quindi questo era. Un hotel super lussuoso con prezzi elevati addirittura rispetto ai corrispondenti hotel di lusso di Berlino Ovest dell'epoca e a cui non poteva accedere nessun cittadino della DDR perché si poteva pagare solo in valuta estera. Qui siamo proprio in pieno centro, vicino ehm, a Gendarmerie Markt. E anche Gendarme Mat in realtà fu ricostruita in gran parte negli anni Ottanta dalla DDR, altro aspetto poco conosciuto. Quando entriamo in Gendarme Mat, sicuramente non abbiamo l'impressione che si tratti di eh, un'architettura degli anni Ottanta, ma ehm, anche in questo caso, appunto, si tratta della ricostruzione del centro di Berlino da parte del regime della DDR con degli obiettivi molto particolari che erano quelli di renderla eh, quanto più possibile attraente per i turisti dell'Ovest per eh, attrarre appunto valuta estera. Questa eh, è una delle zone che ha subito. I più grandi eh, stravolgimenti architettonici, urbanistici, e questo è il motivo per cui vi voglio proporre, come ho proposto nel, nel libro, una foto d'epoca e una foto attuale, una di fianco all'altra, che ci danno un'idea di quello che vi dicevo prima: del fatto che intorno a questa grande piazza l'unico edificio che c'è tuttora è il numero 4, l'ex sede del Consiglio di Stato della DDR un altro elemento che voglio farvi notare è questo prato che vedete nella foto di sinistra al numero 7 nella foto di sinistra non si vede l'edificio immediatamente dietro cioè il, il numero 8 che era il centro del potere della DDR cioè la sede del politburo dove venivano concretamente prese eh, le decisioni che influenzavano tutta la vita politica, sociale e economica eh, della DDR e questo è uno degli edifici che hanno più tracce veramente della storia eh, della Germania sovrapposte le une alle altre e che è attualmente sede del Ministero Federale degli Esteri, la parte moderna del ministero costruita quando appunto la capitale della Germania tornò a Berlino e quindi eh, si, si cercò una nuova sede per il Ministero degli Esteri. Questa parte moderna è costruita nel prato che voi vedete al numero 7 della, della foto d'epoca e questo è un edificio a cui io sono anche particolarmente legata perché vi si trova l'archivio politico del Ministero degli Esteri dove io ho passato molto tempo. Ehm, a fare delle ricerche, ma non mi dilungo perché voglio parlarvi anche di altre zone della città e di luoghi più periferici e meno conosciuti. È infatti uno degli itinerari che per me sono stati più suggestivi, ma forse anche altri lettori o chi ci segue stasera ne rimarranno sorpresi, riguarda la Berlino degli, degli Alleati. Perché è vero che non esiste più la DDR, è vero che Berlino Est non è più quella che era, ma è anche vero che non, è più, non esiste nemmeno più West Berlin e soprattutto è difficile ritrovare le tracce della presenza delle tre potenze alleate che, governavano, che hanno governato per, fino al 1989 i tre quartieri di Berlino Ovest. E penso che qui faremo diverse scoperte, questo è mh, sicuramente vero, è difficile anche in questo caso trovare le tracce, ed è anche difficile immaginare per chi non abbia conosciuto direttamente la città divisa, ehm, quanto ingente fosse ehm, la presenza delle mh, potenze occidentali, che era comunque molto più ridotta rispetto alla quantità di soldati della DDR e sovietici che eh, si trovavano a Berlino Est. Ma in ogni caso pensate che eh, mediamente per tutti i decenni della presenza eh, delle truppe americane, inglesi e francesi a Berlino Ovest eh, furono presenti circa 12.200 eh, soldati ma circa 30.000 cittadini di questi paesi complessivamente perché perché non c'erano solo eh, i soldati, c'era l'amministrazione, c'erano i diplomatici, c'erano le loro famiglie e eh, ognuno dei tre paesi aveva delle cittadelle quasi autonome e quindi c'erano anche gli insegnanti delle scuole, c'erano ehm, i dipendenti dei negozi, una grande varietà di personale, non solo i diplomatici, e nell'insieme corrispondevano a circa il 2% della popolazione di Berlino Ovest, quindi non proprio dei numeri eh, trascurabili. E a livello invece di occupazione del territorio da parte delle tre potenze si parla di circa il 4,5% del territorio di Berlino Ovest occupato da cosa? Sicuramente ehm, dalle caserme, da zone sempre militari, ma anche dalle abitazioni appunto del, del personale, dalle scuole, dai centri commerciali, dai centri sportivi e il ricordo di queste eh, cittadelle è andato veramente perso perché gli edifici anche in questo caso sono fisicamente eh, spariti, in molti casi. Io eh, ricordo, vi parlerò mh, fra poco del Museo degli Alleati, che è un luogo molto interessante. Ricordo di aver visitato eh, lì una mostra ancora parecchi anni fa che mostrava proprio che fine avevano fatto i più famosi eh, luoghi degli Alleati. Vi faccio un solo esempio. Um, molto brevemente, uno di questi luoghi era eh, il carcere che si trovava nella zona eh, inglese in cui furono incarcerati alcuni eh, condannati eh, del processo di Norimberga. Dopo eh, la morte dell'ultimo nel 1987, si decise di radere al suolo per impedire il che potesse essere eh, in qualche modo luogo di, di visita, si decise di costruire un grande centro commerciale per le truppe inglesi e le loro famiglie, come potete immaginare, nel momento in cui fu costruito ebbe vita breve. Il, il, mudo, il muro cadde poco tempo dopo e adesso se ne trovano in realtà molte poche tracce. Ma come abbiamo già detto, ci sono molti luoghi che invece ancora um, esistono e che possono anche essere visitati. Ovviamente il luogo. Più noto del, degli alleati e in generale della Berlino divisa, è eh, Checkpoint Charlie. Qui a sinistra vedete la foto che ho scelto anche come, come foto di copertina del libro. E poi questo itinerario vi spiegherò anche perché. Eh, in realtà questo non era eh, l'unico eh, checkpoint. Checkpoint Charlie si chiamava così per la sua iniziale la C, perché era il terzo checkpoint in ordine alfabetico che chi viaggiava via terra doveva percorrere per arrivare a Berlino Est, partendo dalla Germania occidentale. Quindi, eh, come. Eh, vedete in questa mappa al confine fra la Germania occidentale e quella orientale si attraversava Checkpoint Alpha, si percorreva tutta la DDR, dalla DDR si entrava in Berlino Ovest attraverso Checkpoint Beta e da Berlino Ovest si entrava in Berlino Est attraverso Checkpoint Charlie. Se qualcuno di voi e immagino proprio di sì, è entrato o eh, uscito in autostrada ehm, da Berlino, ha visto sicuramente Checkpoint Beta che si trova ancora proprio eh, di fianco all'autostrada e eh, anche Checkpoint Alpha è un luogo di grandissimo interesse in cui c'è eh, un memoriale che suggerisco a tutti di visitare per comprendere davvero la complessità dei trasporti durante il periodo della divisione della Germania e di Berlino che ho cercato di eh, spiegare anche nel libro. Vedete appunto qui checkpoint, eh, scusate ho detto beta ma volevo dire bravo, checkpoint bravo eh, in una foto eh, dell'epoca, infatti vedete le bandiere dei tre alleati che indicano L'ingresso a Berlino Ovest, ma tuttora eh, lo si vede, non è mh, molto, molto diverso. Qui invece siamo al Museo degli Alleati di cui vi parlavo prima, eh, che si trova nella zona di occupazione americana. Immagino che qualcuno di voi abbia letto degli articoli anche ehm, recenti che parlano del progetto di trasferimento del Museo degli Alleati all'interno dell'aeroporto di Tempelhof, mentre adesso si trova eh, nel centro eh, della cittadella eh, americana a Zehlendorf. Eh, la questione è piuttosto dibattuta proprio per i motivi che nominava prima la direttrice, cioè per il fatto che la collocazione di questo, eh, di questo museo nella cittadella di Zelendorf ha permesso di mantenere mh, quasi inalterato e visibile e visitabile una di queste, delle cittadelle degli alleati di cui invece sono rimaste davvero poche tracce nel resto della città. Qui la mostra permanente del Museo degli Alleati si trova proprio nel, in quello che era il cinema. Delle, delle truppe eh, americane. Qui ho voluto mostrarvi i cosiddetti grandi oggetti che ci sono nel cortile del museo. Vedete sul fondo la eh, baracca originale di Checkpoint Charlie, quella che abbiamo visto nell'immagine prima, che fu asportata da ehm, un elicottero nel giugno 90. Dopo vedremo perché quella che si trova a Checkpoint Charlie. È una copia. Vediamo in primo piano uno eh, degli aerei che furono utilizzati per il ponte aereo e vediamo in fondo sulla destra la carrozza di eh, un treno francese. Pensate che c'erano dei treni che collegavano costantemente le eh, zone di occupazione, eh, in questo caso quella francese, con. La Madrepatria c'era un treno una volta alla settimana gratuito per i francesi che eh, vivevano a Berlino e che si occupava di trasporto delle persone, ma ad esempio anche del rifornimento dei supermercati che si trovavano nelle cittadelle francesi. E eh, questo appunto è un museo che ho voluto nominare nel libro e di cui consiglio la visita perché permette di capire meglio. Eh, la storia e la funzione di una serie di luoghi che poi io eh, descrivo anche nel libro e eh, di cui racconto eh, la storia vi parlo eh, solo di uno che è l'ente per la sicurezza aerea su berlino che detto così è abbastanza ignoto sembra qualcosa di minore in realtà fu l'unico ente eh, in cui le quattro Potenze vincitrici della seconda guerra mondiale riuscirono a collaborare ininterrottamente fino al 1990, cioè dopo che l'Unione Sovietica aveva abbandonato eh, tutti gli altri enti e luoghi della cooperazione eh, quadrilaterale ed era lente da cui dipendeva l'approvazione di tutti i voli in, in atterraggio e in decollo su Berlino. Perché è così importante? Perché quando nel 1948 l'Unione Sovietica attuò il famoso blocco su Berlino, si trattò del blocco delle vie di terra, cioè dei collegamenti via terra e via acqua fra la Germania occidentale e Berlino ovest, non poteva bloccare i collegamenti aerei perché i corridoi aerei erano già stati formalizzati, concordati, esisteva questo ente che se ne occupava e ciò fu la soluzione in realtà del problema, cioè ciò che permise agli alleati occidentali con il ponte aereo di ehm, mantenere eh, in vita la città e anche di realizzare uno sforzo logistico straordinario che abbia grandi effetti anche a livello di propaganda. Qui vedete l'aeroporto di Tempelhof eh, stesso, ne a sinistra vedete una parte del progetto eh, della di Berlino, capitale che Hitler aveva immaginato per il futuro dopo la vittoria eh, nella Seconda Guerra Mondiale e questa è una parte della storia molto articolata, straordinariamente interessante dell'aeroporto di Tempelhof che beh, spiego in modo eh, più esteso ovviamente nel libro e qui vi parlo invece solo di uno di queste, una di queste tappe della lunga storia dell'aeroporto, che è anche precedente al ponte aereo, che è un po' l'elemento per cui è più conosciuto. Mm, qui vedete il tetto eh, dell'edificio e vedete queste eh, torrette esterne che ci possono ricordare un po' l'immagine di uno stadio. E infatti l'idea nei progetti eh, nazionalsocialisti che non furono poi realizzati era che eh, questo tetto potesse trasformarsi in spalti e quindi che centinaia di migliaia di persone potessero accedere da queste torrette, sedersi in cima al tetto e assistere agli, ai fantastici spettacoli di acrobazie aeronautiche che si sarebbero svolte in questo luogo. Poi in realtà l'edificio rimase incompleto in per lo scoppio della guerra ed ebbe una serie di eh, altre funzioni che lo rendono uno dei luoghi più noti e più interessanti degli alleati a Berlino, ma ce ne sono molti altri e in particolare uno di cui vi Parlerò che riguarda il capitolo successivo nonché l'ultimo capitolo. Di questa parte mi veniva in mente, questa parte degli alleati di Berlino. C'è anche la comparsa di Kennedy, no, Sul, al, in questa zona, no, al Rathaus, eh, al municipio di Schöneberg, no, che allora era il municipio di Berlino Ovest, con la famosa frase Ich bin ein Berliner. No? Nel, nel libro. Francesca Zilio nomina anche il rettorato della Freie Universität di Berlino che era anche un punto importante per eh, la presenza americana e tuttora se, se volete andare a visitarlo, eh, il rettorato della Freie, lì è conservato un bigliettino dove eh, è il bigliettino che eh, Willy Brandt Passa all'interprete, e poi passa a Kennedy, perché Kennedy voleva pronunciare questa frase, ma non voleva dirla con l'accento americano e non sapeva come si pronunciava Berliner. Avrebbe detto Berliner, e quindi si fa segnare dall'interprete, passando per le mani di Brandt, questo berliner con l'accento su Berliner. E, e questo è anche un segno no, della presenza. Eh, americana anche in quella, in quella zona della città ma adesso ci spostiamo in una, in una, nella Berlino parallela e precisamente nella Berlino che corrisponde alla Germania di Pankow e qui è molto interessante è una storica anche delle relazioni internazionali come Francesca Ziglio ce lo può spiegare, ma che cosa vuol dire Germania di Pankow? No? Che c'è anche una grande attenzione no? diplomatica nelle denominazioni, no? che cos'era la Germania di Pankow? Che cosa c'entra con il quartiere di Pankow oggi? Sì, questo è un aspetto sicuramente um, interessante eh, che non poteva essere chiamata così Repubblica Democratica Tedesca. E questo perché? Perché la guerra fredda veniva combattuta veniva giocata anche ehm, con i termini anche eh, a livello qualcuno di voi mh, forse ricorda che appunto ehm, nel periodo della guerra fredda soprattutto eh, fino a, mh, agli anni 60 eh, la Germania di panco era proprio il modo in cui si chiamava la DDR che non poteva essere chiamata così, Repubblica Democratica Tedesca. E questo perché? Perché la Guerra Fredda veniva combattuta, veniva giocata anche con i termini, anche eh, a livello linguistico. Um, vi ho fatto vedere prima l'ex ministero degli esteri um, della, della DDR, battuto nei primi anni 90. Che eh, è costruito negli anni Sessanta un edificio enorme in un momento in cui la DDR ha rapporti diplomatici con soli 13 paesi. Cioè, solo i paesi fratelli del blocco socialista riconoscono la DDR come eh, stato indipendente. E quando si ha a che fare con uno stato straniero indipendente si scambiano. Tradizionalmente ambasciate, eh, consolati, eccetera. Perché solo questi 13 stati? Perché per molto tempo, in sostanza eh, due decenni fino alla fine degli anni 60, la Repubblica Federale e i suoi alleati occidentali, quindi anche l'Italia, rifiutano di considerare la DDR uno stato lo considerano una eh, zona della Germania occupata dai sovietici. E questo perché? Perché l'idea era il nostro obiettivo è la riunificazione, voi capite che è molto più facile riunificare uno Stato se si dice una parte di questo è temporaneamente occupata, da qualcun altro piuttosto che dire ci sono in realtà due stati stranieri che si devono rimettere insieme e a tutto questo è eh, collegata appunto la politica anche linguistica di quegli anni la svolta è nel 1969 quando eh, per la prima volta nella storia della repubblica federale va al governo come cancelliere Um, un socialdemocratico che è Willy Brandt, che per la prima volta nel suo discorso uh, inaugurale afferma che esistono due stati tedeschi, anche se subito precisa che non sono stranieri fra di loro, appartengono alla stessa nazione tedesca. Ma già il solo fatto di riconoscere come stato la DDR era qualcosa di straordinario all'epoca. E da lì in poi iniziano quindi ad aumentare in modo esponenziale in brevissimo tempo i paesi che eh, riconoscono la DDR nei primi anni 70, anche l'Italia nel 1973 e quindi molto anche, eh, aumenta molto il numero delle ambasciate che vengono costruite quasi tutte proprio nel quartiere di Panco. Che vediamo in questa mappa. E perché proprio lì? Perché Panco era il quartiere istituzionale della DDR, cioè il quartiere in cui si trovava la cittadella, eh, murata, isolata, protetta dalla stasi, in cui vivevano i pezzi grossi della DDR, i membri eh, del Politburo almeno fino alla, alla fine degli anni 50, quando poi si trasferirono fuori città per motivi di sicurezza per essere in un luogo più isolato ehm, in cui eh, poter essere più sicuri e poter essere anche meglio controllati. E eh, questo, eh, questa cittadella dei pezzi grossi della DDR, che si chiama Mayakowski Ring, che in realtà è mh, una strada, di forma ellittica si trova proprio di fianco al castello di Schonausen, che è eh, un luogo davvero poco conosciuto eh, in genere e ancor di più per quanto riguarda eh, i turisti italiani e ne ho avuto la prova l'anno scorso perché io stessa ho organizzato un uh, viaggio a tema storico a Berlino in occasione del trentesimo anniversario della caduta del muro e eh, sono, sono arrivata con il gruppo al castello di Schönhausen e siamo stati accolti da qualcuno che ci ha detto: Ah, eh, non, non avevamo mai visto un gruppo di turisti italiani um, qui a Schönhausen. Perché è così importante questo luogo? perché è la sede del Presidente della Repubblica della DDR, primo e unico, perché alla morte del primo Presidente la figura sparisce proprio dalla Costituzione del, del Paese, viene sostituita dal Consiglio di Stato, che è l'istituzione che aveva sede in quell'edificio che abbiamo visto prima, moderno, ma con una parte um, di facciata um, del Castello. Eh, peraltro questo edificio non diventa celebre solo con la nascita della DDR come residenza del Presidente della Repubblica e successivamente come eh, luogo in cui si ospitano eh, gli ospiti di Stato, ma aveva avuto una storia molto significativa già in precedenza, a partire dal Settecento, era stato anche residenza della moglie dell'imperatore Federico II e soprattutto era stato fra il 38 e il 42 il deposito nazionale della cosiddetta arte degenerata, cioè l'arte che era rifiutata dal regime eh, nazional socialista e che era stata da questo sequestrata nei musei in Germania nei territori occupati presso eh, i negozi d'arte i collezionisti privati eh, proprietari ehm, a tutti eh, costoro erano state sottratte le opere considerate inaccettabili dal regime ed erano state concentrate a livello nazionale nel castello di schonausen dove vedete ehm, nella foto in basso a destra arrivò in visita anche Hitler stesso e ehm, le porte del castello di Schumausen erano aperte a un gruppo selezionato di mercanti d'arte che avrebbe ricevuto delle provvigioni nel caso fosse riuscito a venderle rigorosamente all'estero in cambio di valuta estera e ovviamente in modo molto discreto e facendo mh, sparire tutto ciò che avrebbe potuto permettere di. Eh, ricostruire mh, la provenienza delle opere d'arte. Questo è un aspetto importante e poco conosciuto su cui è interessante riflettere, anche perché vi accennavo prima all'inizio della nostra conversazione, quando ho parlato della Stasi, anche per il regime della DDR, seppur in numeri eh, molto eh, più ridotti, il sequestro e la vendita. Di opere d'arte fu il, uh, un modo di finanziamento per il bilancio statale, solo che il, il deposito nazionale della DDR per le opere d'arte si trovava non in Berlino, città ma leggermente fuori. Quando, come vi dicevo, eh, la cittadella viene trasferita fuori Berlino, perde un po' il quartiere di Panco, perde un po' di importanza, anche se rimane comunque. Il quartiere delle ambasciate, qui vedete un'ambasciata che c'è tuttora, questo è un edificio dell'ambasciata cinese, appunto in quella che era la cittadella ehm, del Politburo, questa invece è l'ex ambasciata australiana costruita eh, nei primi eh, anni 70, ma come vi dicevo, ritorna decisamente alla ribalta questo edificio nel 1990 e questo è il motivo per cui Desidero concludere proprio qui la mia presentazione di stasera perché proprio al castello di Schönhausen nel 1990 si svolgono due eventi, due processi di straordinaria importanza per la riunificazione tedesca. In alto a sinistra vedete una eh, seduta della cosiddetta tavola rotonda che riuniva gli esponenti del governo della DDR e gli esponenti dell'opposizione e durante la quale furono prese molte decisioni eh, che davvero cambiarono il futuro della Germania. Vi faccio solo due esempi: uno riguarda appunto le decisioni su cosa fare della Stasi, non solo chiuderla, ma anche cosa fare di tutta la documentazione. Come permettere che eh, non, eh, non sparissero le testimonianze di ciò che era stato compiuto? In basso vedete eh, invece la riunione dei due ministri degli esteri delle due Germanie e dei quattro ministri degli esteri di eh, Stati Uniti, Unione Sovietica, Francia eh, e Regno Unito, che si svolge nel gennaio 1990 e che è una delle tappe del negoziato diplomatico attraverso il quale viene firmato quello che in Italia è noto come trattato 4 più 2, le quattro potenze occupanti più le due Germanie. In Germania è noto al contrario, trattato ehm, 2 più 4 ed è un negoziato in cui in sostanza le potenze vincitrici della seconda guerra mondiale restituiscono alla Germania la sua completa sovranità in modo da permetterle di potersi riunificare come Stato sovrano indipendente. E proprio quel giorno, il 6 giugno del 1990, dopo aver concluso quella fase del negoziato che ebbe appunto più tappe nelle capitali dei vari paesi coinvolti e fu firmato poi in settembre a Mosca, dal castello di Schönhausen, i sei ministri degli esteri si recano a Checkpoint Charlie e partecipano alla celebrazione di grandissimo significato simbolico. In cui, come vedete sulla destra, la baracca di Checkpoint Charlie viene asportata, trasportata via. Da eh, un elicottero e successivamente troverà posto al Museo degli Alleati. Evidentemente, questo momento viene scelto come segnale che la guerra fredda è finita, la divisione di Berlino e della Germania è finita e questo è il motivo per cui ho scelto questa immagine come copertina del mio libro di cui ho cercato di parlarvi stasera scegliendo qualche elemento e qualche luogo rilevante di tutti quelli che ho menzionato e ho descritto e spero che tutto ciò sia stato di vostro interesse e sono ovviamente disponibile a rispondere alle vostre domande se ne avete. Vi ringrazio per la vostra, eh, la vostra pazienza e la vostra attenzione. Questo è un luogo, scusate, lo dimenticavo ed è fondamentale. È eh, il Bosebruck, a Borno Strasse, è il luogo sempre a panco eh, dove avviene il primo attraversamento del muro il 9 novembre 1989, altro motivo per cui eh, questo quartiere. Eh, è molto importante. Detto questo, ho veramente concluso. Vi ringrazio molto per la vostra attenzione. E se aveste ulteriori curiosità, magari più approfondite o che vi vengono in mente dopo, potete contattarmi attraverso i canali che vedete e potete anche scoprire di più su eh, Villa Vigoni, che è l'istituzione per cui lavoro e che ha pubblicato questo libro presso il suo editore grazie ancora no, grazie a francesca ziglio io devo solo accorgervi che vedo annunciato il muro di berlino in pillole ma noi stasera abbiamo avuto solo delle pillole del suo libro che in realtà è ricchissimo non solo anche di tante altre immagini ma quello che è ricchissimo è la storia degli intrecci di storia politica che si svolge dentro quell'immagine, quindi è una ricostruzione eh, estremamente preziosa. Sono tanti gli elementi su cui tornare. Eh, io vedo qua una: non so se formularla come domanda o come osservazione. I nomi dei checkpoint sono le iniziali dell'alfabeto fonetico nato: esatto. E... Eh, appunto. Alfa, Bravo e Charlie non hanno un significato particolare se non essere appunto le iniziali dell'alfabeto fonetico. Quindi se fosse stato in italiano Checkpoint Charlie si sarebbe chiamato Checkpoint Como perché noi diciamo come Como nella, nella nostra sillabazione in italiano. C'è un'altra domanda piuttosto intrigante. Gli anni della guerra fredda sono stati anni di tensione e sofferenza, soprattutto a Berlino. Si potrebbe quindi, secondo lei, celare una sfumatura di dark tourism, di turismo dark all'interesse turistico per questi luoghi? Il dark tourism è qualcosa che va molto di moda ultimamente. Eh, e sicuramente esistono ehm, tuttora eh, dei luoghi a Berlino eh, che si possono prestare a questo, però io credo che il legame non sia con ehm, il fatto che Berlino sicuramente fu eh, un luogo di grande eh, sofferenza. Nel senso che questo è evidente, è indiscutibile e lo si vive, lo si sente visitando molti dei luoghi di cui io parlo nel libro senza che sia necessario andare a visitare punti di particolare degrado o particolarmente... Um, raccapriccianti per qualche motivo. Io credo che um, sia interessante raccontare degli aneddoti, lo faccio anche nel libro, ma che comunque ci sia una differenza fra quello che è eh, la storia e quella che è una forma di curiosità, in qualche modo da cronaca nera. Uh, vi faccio un esempio, vi ho parlato prima di Mayakowski Ring, il um, quella che era la cittadella in cui viveva il politburo della DDR, lì ci sono ancora una serie di ville che furono da, abitate da personalità molto importanti che si sono anche macchiate di crimini e io ad esempio non ho voluto assolutamente Scrivere nel libro i numeri civici delle ville in cui abitava Ulbricht, abitava qualcun altro, perché credo che non siano quelli gli aspetti interessanti della storia dei luoghi. Eh, certo, insomma, questo poi è un tema che si lega anche, insomma. L ha citato anche prima, no? eh, la cittadella di Spandau che viene rasa al suolo, oppure l'esempio più celebre per Berlino, quello della cancellazione del bunker della cancelleria di Hitler, no? evidente, no? anche qui c'è un eh, tipo di attenzione preventiva eh, all'uso dei luoghi. Un'altra domanda. Che era legata a questa, quanto ha contribuito l'industria cinematografica nella creazione dell'immaginario legato alla DDR? Allora, io mi sento di rispondere solo per l'Italia. Credo che abbia contribuito moltissimo, in particolare i due film eh, che ho nominato prima, che sono anche piuttosto recenti. Um, ma non solo uh, e questo è successo sicuramente perché sono stati dei film di successo e anche che ci hanno permesso di conoscere molti um, aspetti reali di quella che era la DDR uh, poi non sempre ad esempio nel libro spiego anche ciò che è vero e ciò che è fiction ad esempio della famosa eh, scena di Goodbye Lenin in cui viene trasportata la statua, ma credo che abbiano formato molto eh, il nostro immaginario al di là dei meriti cinematografici, anche perché questa è una fase della storia tedesca che è effettivamente mh, molto poco conosciuta in Italia. E questo è eh, il motivo principale, fondamentalmente, per cui io e Villa Vigoni abbiamo pensato di scrivere eh, questo libro. Uno degli obiettivi di Villa Vigoni, che è l'unica istituzione binazionale italo-tedesca, è quella di contribuire in molti modi, da molti punti di vista, alla conoscenza reciproca fra i due paesi e nel trentennale della riunificazione tedesca. Il libro che ho scritto vuole proprio essere un contributo ad una migliore, più approfondita conoscenza di questa fase della storia tedesca che è così poco conosciuta in Italia, però appunto con, con un libro che non sia accademico, ma che la renda più eh, fruibile e comprensibile ad un pubblico quanto più possibile ampio. Eh, allora, lei dice non accademico, ma in realtà è un libro molto serio da cui si, eh, si apprendono molte cose, molti aspetti importanti che sono presentati con grande chiarezza, ma eh, che non perdono della loro problematicità. Questo, questo va, va aggiunto. C'è ancora un grazie di Francesca Sacht: Dark Tourism dar trifft es nicht ganz. Aber der Besuch. Und das von Geschichten denen im Buch. Vielen Dank für vorstellung Francesca. Grazie mille. E io direi che ringrazio veramente di cuore Francesca Zilio e anche tutto il progetto che ci sta dietro, anche rispetto a Villa Vigoni. La ringrazio molto perché anche in questi. Momenti, diciamo in cui le città sono, hanno tanti locali chiusi, viviamo insomma in un momento in cui ci viene raccomandato eh, i musei non li possiamo visitare e quindi siamo così eh, costretti al virtuale. No? Ecco, in questo caso oggi io penso che la Francesca Zillo ci abbia fatto anche un regalo perché mh, ti ha dato un buon suggerimento con il suo libro, e cioè di camminare per strada, di farci delle passeggiate e di trasformare la passeggiata virtuale che abbiamo fatto con lei stasera eh, in una passeggiata reale e di essere capaci di guardare appunto eh, monumenti o passaggi di Berlino, scorci della città, nel rispetto ai quali passiamo inosservati li possiamo guardare con occhi nuovi. Quindi questo è veramente. Io credo un gran, un gran suggerimento, un gran regalo per questi giorni. Quindi ringrazio eh, appunto Francesca Ziglio, ringrazio come sempre il nostro interprete Johannes Hampel e la regia tecnica che ci ha seguito finora naturalmente e quindi saluto tutte e tutti, buona serata e alla prossima volta. Grazie anche da parte mia a tutti voi. Se chi legge il libro effettivamente poi eh, ha il desiderio di andare a visitare questi luoghi di persona, è eh, un obiettivo raggiunto per me, mi farebbe molto piacere. Come vi ho detto, se avete altre domande e curiosità, avete visto i miei contatti. Grazie ancora e spero a rivederci a presto. Io stessa spero di poter tornare presto a Berlino. Buona serata a tutti. Arrivederci.